Buonasera a tutti, sono Antonino Calvo e sono qui stasera in compagnia di Chiara Berardo che interpreterà un ruolo nel film della regista Narita Campo. L'altra metà di me sei tu. Buonasera. Cosa ci vuole raccontare del suo personaggio? Allora, dunque, il mio personaggio è un agente di cinema, si chiama Giorgia ed è una donna particolarmente sensuale, avvenente, molto sicura di sé, quindi anche molto determinata e soprattutto ama il suo lavoro, questo sicuramente. Ho letto qualche articolo e ho visto dove infatti cercherà di sedurre Andrea, che sarebbe una delle protagoniste del film, interpretata dalla stessa Narita Campo. Esattamente, sì, Andrea sarà interpretata da Narita Campo e dunque sì, è vera questa cosa che io cercherò di sedurre Andrea. La domanda è, ci riuscirò? Questo lo sapremo solo Solo più in là. Beh, successivamente, cosa ne pensa della tematica del film? sì. Allora, la tematica del film ovviamente parla dell'amore. Però è un amore un po' particolare, cioè nel senso che è un amore che nasce all'improvviso tra due persone eterosessuali che poi si innamorano tra loro. Quindi poi andiamo poi ad affrontare un'altra tematica che è molto delicata. Sicuramente l'amore è una cosa meravigliosa e chi lo prova ovviamente è fortunato, C'è anche chi lo dentro. incontra perché a volte non tutti abbiamo questa fortuna. E quindi può nascere all'improvviso in qualsiasi momento e con qualsiasi persona, quindi il significato è questo, quindi non c'è pregiudizio, non c'è colore, non c'è età, Non non c'è c'è neanche sesso, sesso. nulla, semplicemente amore. Le faccio una domanda un po' sul privato. Le chiedo come ha conosciuto la regista Narita Campo? Allora, io ho avuto il piacere di conoscerla tramite i social, in quanto lei ha visto le mie foto, e successivamente mi ha contattata per inoltrare un materiale artistico e poi comunque sentite e ha così deciso di darmi questo ruolo. Sono molto contenta, sono lusingata, anzi colgo l'occasione per ringraziarla, un bacio, e perché sicuramente ci starà guardando e quindi sono molto contenta di questo ruolo e che avrà il suo Le chiedo, film. parlando della tematica del film, della storia, se fosse capitato a lei di conoscere un'altra donna e innamorarsi, come avrebbe reagito? Beh, diciamo che questa è una domanda particolare, no? E lei mi sta mettendo un po' in difficoltà, però rispondiamo. Dunque, allora, io sono eterosessuale, quindi sicuramente cioè, non mi piacciono le donne. Se fosse capitato a me, essendo una persona che comunque vive comunque di pancia, anche se ha brutto di salute, quindi adoro le farfalle nello stomaco, sicuramente mi sarei buttata a capofitto nel discorso, perché come dicevo prima, quando è amore è amore, quindi se l'amore ti chiama, vai. Il suo pensiero, infatti, insomma, il cuore non si comanda. Assolutamente, come dicevamo prima, quindi sì, perché no? Cioè nessuno può dire no, io non voglio fare mai, perché comunque non si può mai sapere E poi si dice anche mai dire mai, quindi non si può sapere, quello che succede. specialmente su una tematica Soprattutto. come questa, parlando di amore, infatti. Cos'altro ci può dire a riguardo del suo ruolo? Il mio ruolo, come vedete, è un ruolo un po' piccante, se vogliamo dirla così, nel senso che fondamentalmente cercherà di sedurre Andrea, non sappiamo se ci riuscirà, sicuramente le proverà tutte. Ma se dice al suo personaggio, per esempio, anche come persona, quello dico di sedurre, per esempio, si può dire anche caratterialmente a lei oppure no? Sensualità di una donna penso che è una cosa molto carina da vedere o anche Assolutamente il fascino comunque da subire, insomma, quindi sì. Siamo già preparati, insomma, che ne avremo tante belle da vedere, insomma. ah beh, su quello sicuramente sì, quindi seguiteci perché in questo film ci saranno veramente dei piacevoli risvolti e anche un pochino colorati e piccanti soprattutto, quindi sarà amore, passione e tante altre cose. Sono belle cose.
gente si aspetta da vedere. Bene, vuole dire qualcosa alla gente che ci sta seguendo adesso? Per prepararli all'occasione, se adesso saranno felici di saperne di più. Allora, io sicuramente innanzitutto voglio appunto ringraziare la Musica Campo e per questo bellissimo ruolo, e sicuramente per me sarà un modo di mettermi alla prova, perché comunque è un ruolo diverso da quella che poi realmente sono nella vita. E niente, al pubblico voglio dire comunque di seguirci, perché sarà un film diverso dai soliti film, quindi tratterà una tematica molto bella, importante, e sarà un po' colorato, insomma, con questa nuance di Giorgia, e ci saranno dei particolari piccanti, quindi sono materine, seguiteci, continuate a farlo, e un bacio grande. Sarà molto bello e il pubblico non aspetta altro. Bene, io vi ringrazio tutti per averci seguito, ringrazio Chiara Berardo per la sua disponibilità. Ci vedremo alla prossima intervista e ne saprete ancora di più. Grazie mille, un bacio a tutti!